Archiviata la netta vittoria di Palmi, la seconda consecutiva in altrettante giornate di torneo di Serie B1 Girone D, la SEAP Dalle Cardillo Aragone è tornata ad allenarsi in vista della partita di sabato 2 novembre, ancora fuori casa contro la Givova Fiamma Torrese. Il match si disputerà alla Pala Pittoni di Torre Annunziata con inizio alle ore 17. La partita sarà diretta dagli arbitri campani Raffaele Cafaro di Bellone in provincia di Caserta e Francesco Baldi di Salerno. Le biancoazzurre, agli ordini di coach Luca Secchi e del suo staff, si alleneranno ogni giorno sia in palestra che in sala pesi per migliorare ulteriormente la condizione fisica e l'affiatamento tra i reparti. La squadra partirà alla volta della campagna in pullman venerdì mattina. Sarà una partita speciale per la famiglia Facendola, con la sfida tra le due sorelle, la centrale Angela, che da quest'anno milita nella SEAP Dalle Cardillo Aragona, e la schiacciatrice Laura, ex Cerignola, neoacquisto della sua età oplontina. La Givova Fiamma Torrese è reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Connetti.it Chieti. La compagine Torre Annunziata, allenata da Adelaide Salerno, ha 3 punti in classifica, grazie alla vittoria in casa all'esordio in Serie B1 contro il Castellana Grotte Bari per 3-0. Gli altri punti di forza della Fiamma Torrese Volley sono la schiacciatrice Marianna Desiano, la centrale Marianna Vuico di origine croata ma italiana al 100%, le palleggiatrici Giussi Palladino e Flavia Ferrieri, l'esperta centrale Chietti Vinaccia, l'opposta mancina Dora Sollo, capitano, ed il libero Jessica Moretti.